Bentrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una cosa specifica per il blackjack, cioè vincere al blackjack con la seguente strategia. E io mi sono interessato perché mi è apparso tre video consigliati. Questa è la strategia fondamentale del blackjack. Potete trovarla, ecco, semplicemente digitando questo nome su YouTube e vi apparirà appunto il PDF. E ho detto, beh, la voglio testare. E come si fa a testare una cosa? La testiamo live, la testiamo insieme e vediamo se poi effettivamente funziona. Quindi, ok, ci mettiamo la nostra bella strategia qui a fianco e vediamo un po' quello che riusciamo a tirare fuori. Ecco. Se riesco a levare la musica di merda. Ok, facciamo semplicemente così. Abbasso il volume e via. E iniziamo. Allora, io ho 18, lui ha il 7, quindi andiamo a vedere un pochino qui. E devo stare. Perché il 18 qui non viene rappresentato, quindi devo stare. Ok, il dealer ha vinto. Ha wins. Io metto sempre 100 a mano, a meno che appunto non siamo nella situazione in cui dobbiamo raddoppiare. Io ho 18, lui ha 8, comunque devo stare. Lui ha 18, vince lui. Bene, stiamo andando forte. Ok. Oh, no, era un pareggio, ok. Come vedete conosco benissimo il blackjack. Continua a essere 18, vediamo 19 e il dealer vince. Bene, andiamo avanti. No, oh, perché comunque le strategie si vedono sul lungo termine, cioè bisogna praticarle un pochino per capire poi quelli che sono i risultati che possiamo avere. Allora, noi abbiamo 10, lui ha il 2, quindi raddoppiamo. Una merda. Ah, no, è andato bene invece, lui ha sfasato, ha sballato. Ecco, siamo tornati a 1000. Mettiamo 100, 900. Quindi, diciamo, abbiamo recuperato. Noi abbiamo 5, lui ha 9. Per forza dobbiamo hittare carta, perché qua a sinistra nemmeno c'è. Noi abbiamo 15, lui ha 9. Carta, per forza. Abbiamo sballato e lui ha vinto. Bene. Ma fidiamoci della strategia. Andiamo avanti. Allora, 7 e 4 io ho 11, lui ha 7, andiamo a vedere, raddoppio, di nuovo, bam, 16, sballato, vince, vinciamo, 1100, siamo in profit, attenzione, di 100 in profit, continuiamo così perché una rondine non fa primavera, blackjack, abbiamo vinto, a meno che lui non fa blackjack, stiamo a vedere, sta laggando un po' la connessione, ma abbiamo vinto. Ottimo, andiamo avanti. Siamo sempre 150 in profit. Ogni volta che vinciamo sembra chissà che stiamo facendo. Allora, noi abbiamo 15, lui ha 5. Bisogna stare 16, 20. Ha vinto. Bene, torniamo a 1000. Sta mischiando il mazzo. Deal 12 e lui ha 2. 12 e lui ha 2. Carta per forza 13. 13 e lui ha 2, dobbiamo stare. Che merda, io avrei rischiato però. E infatti ha vinto il dealer. Siamo sempre qui, perché gira e rigira, continuiamo a stare qua. Allora, 7 e 3, 10 e lui c'ha donna, quindi 10, ta 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 ta, carta. 13, carta. 18, stiamo. Abbiamo vinto. Allora io non avrò ovviamente tutta la giornata, però andiamo avanti e vediamo un po' quello che succede. 13 e lui ha 9, papapapapa, carta. 13 e lui ha 9, carta. 17, 9, stop. Col 17 si sta sempre. Questo è quello che ho capito. Ta 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 ta. Allora, 16 contro il 10, carta. Sballato. Alla grande. Il dealer ha vinto. Andiamo avanti.
Se sentite un po' un rumorino di ventola è il mio computer. 14 contro 3. 14 contro 3 dobbiamo stare. E il dealer vince. Torniamo sotto. 9,50. Asso, asso, vediamo asso, asso, dobbiamo guardare qua. Divisione coppie, ok. Split. Qua abbiamo 19 e stiamo. E qua 21, mano super questa. Colpaccio, ci ha detto anche culo. Facciamo cassa. Bene. 15 contro 2. Stiamo. Perso. Diciassette contro 10, stiamo. Donne 12 contro 4, stiamo. Sette contro 5 stiamo. Otto contro 5 carta. 12 contro 5 stiamo. Ecco, questa per esempio io in una mano normale magari avrei chiesto carta, però appunto lui ha sballato così. Si è impallato il gioco. Bene, eccoci. Stiamo. Perso. Come vedete, la cifra siamo sempre lì. Ormai sono 7 minuti e mezzo e siamo sempre lì. Però andiamo avanti, vediamo che succede. 6 contro 10. Carta. E stiamo. Perso. Ottimo. Tredici contro tre, stiamo. Perso. Vedete come più il video va avanti, più cala l'entusiasmo e arriva la noia. 16 contro 2, stiamo. Dai che sballa, sballa. 17 contro 10, stiamo. Perso. 8 contro 8, carta. 13 contro 8, carta. Sballato. Andiamo avanti. 21. E ogni tanto una botta di culo. Facciamo per 3, no, per 2 e mezzo, com'era? Per 3. 11 contro 10, raddoppio. 20, olè. Vinciamo. Attenzione, siamo un pochino più in alto, vediamo che succede. 13 contro 10, carta. Sballato. 16 contro 11, carta. 21. E andiamo a vincere. Andiamo avanti. 18 contro 2 e stiamo. Oh, attenzione, abbiamo anche split però. Vediamo un attimo se mi è sfuggito. Ah, perché è 9 e 9, la coppia di 9.
Contro il 2, sì, va splittata, meno male che ce l'ha detto. Quindi abbiamo 19, e qui stiamo. E poi abbiamo 13 contro 2, quindi 13 contro 2 in teoria dobbiamo stare. Seguiamo sempre la strategia. Ecco, qua lui ha vinto. Sull'altra abbiamo vinto noi però. E quindi continuiamo ad andare avanti. 11 contro 9, pa, raddoppio. Bene, bellissima. Una carta di merda. 11 contro 4, pa. Si raddoppia ancora, attenzione. Bello, di nuovo. Attenzione. Io purtroppo seguo la strategia così com'è, quindi a rigor di logica certe giocate non le avrei fatte. Comunque sono 11 minuti che sto giocando e alla fine stiamo sempre lì. Quindi carta e quindi dobbiamo stare. Bene, perfetto. E adesso abbiamo raggiunto il picco minimo.